Bentornati a TG dai ragazzi, partiamo subito con la prima notizia. È stata inaugurata una nuova pista ciclabile che collega la fiera di Via Lunga al confine con Seriate a Viale Europa, passando da Boccaleone. La pista è lunga 2,5 km ed è costata 500.000 euro. Il tragitto che adesso si può fare a piedi o in bicicletta è più diretto di quello che si fa in auto. Guardiamo le immagini. Da me passano tante piste ciclabili. Presto verrà inaugurata quella che porta a Zonio, ma ce n'è già una che porta verso il Parco dei Colli e un'altra sul fiume Brembo. Da me in bicicletta si arriva a Clanezzo e ora anche fino a Ponte San Pietro. Per i comuni della Valle Brembana la pista ciclabile è un modo per valorizzare il vecchio tracciato della ferrovia. Guardiamo l'intervista al sindaco di Almè. Almè è un po' un punto di snodo per tanti ciclabili e attraverso questa pista che è stata appena inaugurata si può non solo puntare sulla Val Brembana, ma ci si può connettere, dicevo, con nuovi percorsi che sono sostanzialmente presenti lungo il fiume Brembo. Al Palazzetto del Ghiaccio di Bergamo si sono esibiti alcuni dei migliori pattinatori del mondo in occasione del Lombardia Trophy 2018. Tra di loro Shomuno, il giapponese che ha vinto l'argento alle Olimpiadi. Il palazzetto era pieno e tutti lo hanno applaudito. Guardiamo nel video l'esibizione del famoso pattinatore nipponico. L'equitazione è uno sport in cui si parla poco, ma che ha tanti appassionati anche nella nostra provincia. A Crosone si è tenuto il campionato italiano di endurance, dove i cavalli percorrono lunghe distanze di 30, 60 e 90 km. Il giovane campione bergamasco Luca Zappettini ci spiega cosa è l'endurance e quali risultati sportivi ha raggiunto. Guardiamo il servizio. L'endurance è in poche parole una maratona a cavallo. Ho avuto dei risultati under 21, una medaglia d'argento agli europei di squadre, un sesto individuale. Ho partecipato sono stato 4 volte in nazionale e nel futuro si spera di migliorare. Filippo Cusumano ha solo 10 anni ma è già campione italiano di bicycle motocross. Filippo si allena 3 volte alla settimana con la sua squadra, il Caravaggio Off-Road. Il suo sogno è di partecipare alle Olimpiadi. Filippo ha cominciato a praticare questo sport con la bicicletta quando ha visto una pista per motocross, come ci racconta nell'intervista che adesso vediamo. Un giorno stavo camminando con mio papà e abbiamo visto questo campo come questo e ho chiesto a mio papà cos'era e poi ci siamo informati e da lì ho iniziato tutto il mio percorso. Vorrei continuare e arrivare alle Olimpiadi. A Treviglio è stata organizzata una corsa speciale. Protagonisti sono stati un gruppo di disabili che hanno gareggiato con le carrozzelle elettriche. I 18 concorrenti hanno disabilità neuromuscolari e hanno corso in gruppi diversi a seconda delle caratteristiche delle loro carrozzelle. Un pubblico numeroso li ha applauditi. Guardiamo le immagini della gara. Musica.
Il piazzale Alpini sarà sistemato e i lavori dovrebbero partire a fine anno. Al centro resterà il monumento dedicato agli alpini, ma senza le fontane e con meno alberi. Il progetto vuole trasformare lo spazio tra le autolinee, via Mai e via Le Papa Giovanni, nella più grande piazza di Bergamo. La nuova piazza ospiterà il mercato, eventi sportivi e concerti. Guardiamo come si presenta oggi il piazzale. Sono iniziati i lavori che in meno di 2 anni rimetteranno a posto l'ex chiesa di Sant'Agata, in Città Alta. Il cantiere è aperto il 1 ottobre. La vecchia chiesa era stata trasformata in un carcere, ma ora tornerà alla sua antica bellezza. Saranno restaurati anche gli affreschi del 700 realizzati sulla volta. I costi sono di 4 milioni di euro, tutti finanziati dalla cooperativa della Città Alta. Ecco le immagini prima dei lavori. Dalla classe Quinta A San Giuseppe di Val Brembo è tutto. Diamo la linea allo studio.